Ciao ragazzi, è giunto il momento della miglior copertina dell'anno, anzi, the best cover of the year, lo diciamo in inglese come deve essere detto, ma siamo qui con Matteo Susini che ci racconta il suo fantastico lavoro. Cioè, la coreografia è uno spettacolo, ma dai. Grazie mille, ringrazio On Air e Cosmo per il fantastico premio. E dunque, l'ispirazione nel taglio è una combinazione di linee essenziali geometriche classiche, mentre sulla parte alta e sull'anteriore abbiamo delle disconnessioni e una linea di capello più leggero, quindi più sfilato. Invece la parte anteriore riprende le linee geografiche della parte posteriore, quindi molto precise. Ok, vediamo un po' la parte posteriore nel dettaglio, perché sì. Ok, tu prima mi hai corretto, io ho detto un undercut, ma hai detto no, precisamente si tratta di... Precisamente si chiama di una low graduation, una graduazione bassa, ok? È un graduate bob, come dicono in Inghilterra. Invece qua davanti abbiamo una diagonale leggermente anteriore con una scalatura e leggermente sfilato. Ok, io vedo questa base nera che però immagino che hai creato, lei non è sì. Nera, no? Ok, e poi questa sfumatura verde di varie sì. Tonalità, no? Sì, ma qui abbiamo fatto una sfumatura, come chiamo io, invertita. Vuol dire che abbiamo lavorato prima sul verde e qui abbiamo un verde un pochino più petrolio, un verde brillante e un verde molto vicino, dico io, al biondo perché è chiarissimo. Sì. E dopodiché abbiamo applicato il nero. Ah, quindi, dopo l'avete applicato. Sì, quindi è invertito perché di solito si applica prima la base scura, poi si fa la sfumatura. Invece noi abbiamo fatto la sfumatura e poi abbiamo continuato a sfumare con il nero fino a ottenere un'aureola halo. Sì, perché la parte, sì. Diciamo, la sì. Base in alto è più scura, sì. Poi abbiamo una parte più chiara. A metà non so se la luce sì. Lo permette, cioè non è l'effetto della luce. No, no, è l'effetto, è fatto così e diciamo, infatti la cosa difficile è creare le sfumature sui capelli così corti e questo ci piaceva, diciamo, creare questo effetto di verdi diversi su una base più scura. Ok, il salone per vedere altri lavori? Dove... Potete seguirci su Instagram, okay. Loft Parrucchieri. Loft Parrucchieri Instagram, il salone ricordiamolo è a Pesaro. Si chiama Loft Parrucchieri a Pesaro, okay. Ne abbiamo anche altri all'estero. E abbiamo la pagina Facebook ovviamente Loft Parrucchieri e altri i web Loft Parrucchieri, quindi è impossibile sbagliare ragazzi. Dai, un'ultimissima cosa, più o meno la tempistica per fare un lavoro così? No, non è esagerata, ovviamente questo è un lavoro da il tecnico da un'oretta okay. E mezzo, okay. E il taglio viene fatto preciso un 40 minuti. Diciamo, non è impossibile da fare nel salone, onestamente. Non è, ecco, okay. È un lavoro dove nel salone va dedicata attenzione. È logico, cerchiamo di farlo nei giorni meno pieni. Però si sviluppa bene, non è così impossibile. Sì, ecco, si è cercato appunto di fare un lavoro che sia possibile fare, sì, diciamo, virgolette, tutti i giorni. Sì, allora, un po' nella nostra filosofia è... cercare delle immagini impattanti dove le persone le guardano, che però ovviamente siano anche possibili da rifare in salone, quindi non mezza giornata, perché tutti viviamo di passerelle, ma anche di salone, di giornate semplici. Va bene, complimenti. Grazie a tutti, grazie parrucchierando, you are the best, thank you. Grazie mille, ciao. Grazie. Ciao.